Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter. Ho qui due pacchi da aprire assieme a voi, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio con ogni ordine. Il codice è riutilizzabile all'infinito. E su Pumpling trovate tantissimi altri fandom, oltre a quello di Harry Potter, ma trovate anche questa bellissima maglietta a tema Harry Potter con tutti i vari riferimenti alla saga. Mi piace tantissimo, è la mia nuova maglietta preferita, ma come sapete ne ho tantissime altre. E ragazzi, sotto l'info box trovate naturalmente tutti i link e trovate anche il link alla mia vetrina Amazon dove io ho selezionato tantissimi prodotti a tema Harry Potter e non solo tra quelli presenti su Amazon e acquistando qualsiasi cosa tramite uno dei miei link aiuterete il canale a sostenersi. Detto questo, cominciamo e ragazzi, oggi abbiamo un prodotto Noble Collection che ho appunto preso su Amazon e poi un pacco molto molto speciale che mi manda Donatella. Donatella che io devo ringraziare tantissimo perché è stata davvero super super gentile. Un po' di tempo fa vi ho mostrato un volume che è questo qui. Harry Potter e la magia del knitting, un volume di Panini Comics. E ragazzi, vi parlavo di tutti i vari soggetti che è possibile realizzare tramite questo libro, ma vi dicevo nel video che io non sono capace a realizzarli e neanche qualcuno all'interno della mia famiglia. Quindi avevo lanciato così un appello un po' a mo' di battuta, che se qualcuno fosse stato disponibile a realizzare qualcosa per me ne sarei stato grato. E Donatella mi ha preso alla lettera, mi ha contattato su Instagram e mi ha detto che le avrebbe fatto piacere realizzare Edvige per me. Io non ho praticamente nulla di Edvige nella mia collezione, sono stato super super contento della sua proposta, le ho inviato gli schemi presenti all'interno del volume e Donatella nel giro di pochissimo tempo l'ha realizzato. Io non so davvero come ringraziarla, non l'ho ancora aperto perché ci tenevo a farlo in video, ho visto alcune foto del progredire dei lavori. Lei mi teneva sempre aggiornato, ma non ho visto il risultato finale e non ho appunto aperto il pacco. Quindi direi di cominciare. Intanto vorrei strappare questa parte qua sopra. No, non è possibile strapparla. Quindi andiamo ad aprire direttamente il pacco. Direi che ci siamo, quindi adesso cercherò di capire come aprirlo. Molto bella questa scatola comunque, super sicura. Non riesco a capire da dove si apra, forse da qui. Ok, ragazzi, eccoci qui. Ci sono anche. C'è un bigliettino. Vediamo cosa c'è scritto. Spero di poterlo leggere ad alta voce. Ok, posso leggerlo ad alta voce. Ciao Antonio, ecco qua la tua Edvige. Mi sono divertita molto a realizzarla, ma devo dire che è stata abbastanza impegnativa. Ragazzi, io non so come Donatella sia riuscita a realizzarla. Perché all'interno di questo volume vi mostro qualcosa, sono presenti semplicemente due foto dell'oggetto finito e poi tutta una serie di passaggi con numeri, codici, lettere di roba per me assolutamente incomprensibile. E poi la lettera continua con: spero davvero che ti piaccia e che possa fare bella figura nella tua collezione, ne sono sicurissimo. Spero di vederla presto sulla tua mensola attraverso il video. Ragazzi, questa avrà un posto d'onore dietro di me, poco ma sicuro. Ti mando anche un mazzo di carte da gioco di Harry Potter. Oh, wow, grazie Donatella. Che ho trovato tanti anni fa in un negozio. Io adoro Harry Potter, ma oltre ai libri ed ora qualche oggetto decorativo ed abbigliamento, non sono una collezionista come te. Quindi sono convinta che le carte stiano bene nella tua collezione. Davvero grazie, grazie mille Donatella, non vedo l'ora di vederle. E poi Donatella mi scrive: ancora grazie per la tua gentilezza e disponibilità, a presto. Donatella, io ti ringrazio davvero tantissimo, te l'ho detto durante tutto questo viaggio, grazie davvero, sei stata super super gentile e niente, lo apprezzo davvero tantissimo, per me è davvero tutto, vale tutti gli sforzi che metto all'interno del canale, ricevere anche soltanto una lettera del genere, questa verrà conservata assieme a tutte le altre.
che mi avete inviato in questi anni. A proposito, chiunque volesse scrivermi, inviarmi una lettera, un disegno, un pacchetto, qualsiasi cosa, trovate sotto l'info box un indirizzo al quale spedire qualsiasi cosa. E adesso tiriamo fuori il contenuto. Ecco qui le carte. Che belle, queste qua hanno una confezione davvero vecchia, tra virgolette, quando ancora veniva utilizzato il colore viola, e troviamo anche Harry bambino, quindi sicuramente queste sono parte del merchandise realizzato per la pietra filosofale, quindi è molto molto interessante, anche se vedo Hermione che prepara la pozione di polisucco, quindi Camera dei Segreti, mi sono sbagliato di 2 anni. Ma davvero molto molto belle, made in Belgio, adesso le guarderemo meglio assieme. E poi qui dentro abbiamo la nostra Edwige, finalmente tra le mie mani, non vedo l'ora di vederla. È molto molto bella, bellissima ragazzi, è davvero qualcosa di pazzesco. Io non so lei come sia riuscita a realizzarla, è davvero uguale a quella presente nel libro. Io non so se riuscirete un po' qui a vederla. Qui nella copertina abbiamo la versione del libro e qui abbiamo quella lì realizzata da Donatella. È stata davvero super super brava. Io apprezzo moltissimo questa cosa, apprezzo moltissimo il suo impegno, la sua disponibilità, l'avermi contattato, essersi offerta per realizzarla. Mi trovo davvero in imbarazzo, ma grazie, grazie mille Donatella. Finirà sicuramente nella mensola con tutte le altre cose. È bellissima, sono super super contento. E adesso guardiamo anche le carte, perché sono super curioso. Wow, sono nuovissime, non le hai mai utilizzate Donatella. Sono delle carte con sul retro il castello di Hogwarts e il primissimo logo di Harry Potter. E poi tutte le carte hanno dei disegni realizzati a tema, delle foto scontornate a tema. Quindi i bauli di Hogwarts, le gelatine tutti i gusti più uno. E poi cosa abbiamo? Vediamo un po'. La professoressa McGranite, abbiamo Edwige. Sono tutte diverse le carte, davvero super super interessante. Gli oggetti del Quidditch, davvero realizzate benissimo, sono tutte diverse. Davvero molto molto belle, grazie mille Donatella per le carte, mi ha reso felice e mi ha reso doppiamente felice con Edwige. Adesso invece passiamo al mio ultimo acquisto, che non vedevo l'ora di mostrarvi, perché chi mi segue su Instagram saprà che tempo fa ho realizzato il pugnale di Bellatrix con la mia stampante 3D. Dopo qualche mese, per qualche motivo, forse a causa del calore, non lo so, è esploso. È completamente esploso, quindi ho dovuto buttarlo. È fuoriuscito anche del liquido all'interno, una roba stranissima. Le altre cose reggono ancora bene. L'unico prodotto che ho dovuto gettare è stato proprio questo qui. Magari ho sbagliato io qualcosa nel realizzarlo, sicuramente. Ma non volevo ristamparlo, ridipingerlo, la cosa mi scocciava tremendamente. E quindi ho atteso magari nell'illusione che prima o poi avrei trovato una buona occasione su Vinted per acquistare la versione originale. Di recente girava voce che questo prodotto non sarebbe più stato realizzato da Noble Collection e sarebbe diventato al massimo discontinuo. Quindi ho cominciato a seguire l'andamento su Amazon. Il prodotto effettivamente era sparito, non era più possibile acquistarlo. Ne è successivamente spuntato qualcuno intorno ai 110-105 euro, fin quando un paio di giorni fa è apparso in preordine, venduto e spedito da Amazon al prezzo di 69 euro, che già a me andava benissimo. Detto questo, l'ho messo nel carrello, ho un po' temporeggiato e dopo neanche 2 giorni il pugnale è diventato disponibile. C'era un solo pezzo disponibile ed era anche scontato a 64 euro, quindi 5 euro meno di quello che era il prezzo del preordine. L'ho acquistato al volo, non ci ho pensato 2 volte, e quindi eccolo qui tra le mie mani. Non l'ho ancora aperto, è molto molto pesante e ho delle aspettative molto alte su questo pezzo, quindi speriamo valga il suo costo. Tenete sempre conto che costa tanto quanto
la penna della professoressa Umbridge, che secondo me non vale minimamente il prezzo richiesto. Quindi, se tanto mi dà tanto, probabilmente questo pezzo o sarà una delusione cocente, che magari sarà realizzata in plastica, o invece sarà un affare pazzesco, perché a volte Noble Collection piazza i prezzi un po' a muzzo. Quindi vediamo cosa ci riserva questo pacco. Ecco qui, vediamo l'imballo, intanto è molto molto promettente. Eccolo qui, abbiamo il polistirolo agli estremi, tutto ben imballato, quindi ok. E vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo il cataloghetto di Noble Collection con qualche novità, no, sempre le stesse cose. E poi abbiamo questo che è il cofanetto che contiene il pugnale di Bellatrix. Questa è una cosa molto carina, non ti vendono solamente il pugnale, ma il pugnale è contenuto in uno astuccio in legno, quindi questa cosa è molto positiva e sempre insensata sulla logica dei prezzi di Noble Collection. Quindi andiamo a togliere la velina. Che bello aprire gli oggetti Noble Collection, è quasi come aprire un iPhone nuovo. E ecco qui, ragazzi, ecco qui il cofanetto in legno. È super super liscio, è in legno, non è realizzato in plastica, quindi cosa molto molto importante. Sotto troviamo il logo Harry Potter, licenze e dei piedini qui morbidi per non graffiare i mobili. E poi andiamo ad aprirlo. All'interno è in velluto rosso. Abbiamo questa spugnetta che protegge il pugnale. Ragazzi, ecco qui il pugnale. Vi dirò, è molto simile a come l'avevo realizzato io. Davvero molto, molto, molto simile. Quindi la stampa 3D era assolutamente fedele. Molto, molto simile. Però c'è un però. Finalmente. Questo è realizzato in metallo. L'impugnatura credo sia in resina, ma è in resina piena. È molto molto pesante, è davvero ben ben rifinito. E poi abbiamo la lama. La lama è in metallo, ragazzi. Incredibile, ma vero. Non ci avrei neanche scommesso un euro, ma la lama è in metallo. È logata Warner Bros. Ovviamente non è appuntita la lama, non è tagliente, quindi può benissimo essere maneggiata dai bambini, ma è comunque in metallo, quindi secondo me un pochino pericoloso resta in ogni caso. È molto molto bella, li vale tutti, 64-69 euro, secondo me li vale assolutamente tutti, perché abbiamo questo cofanetto in legno che comunque è molto grande, molto ben rifinito. All'interno abbiamo del raso rosso dove andare a inserire il nostro pugnale. È un po' creepy, devo dire. Mi ricorda un po' una bara, quindi diciamo bene ma non benissimo. Magari con qualche piccolo dettaglio, qualcosa in più sulla scatola avrebbe fatto la differenza. Questo velluto qui rosso, questo raso rosso, non mi fanno proprio impazzire, ecco, diciamo così. Però comunque è molto molto ben fatto. Il pugnale va incastrato all'interno, c'è la sua sagoma, quindi non si può sbagliare, è ben saldo, ben tenuto, si può tenere esposto anche così in verticale, secondo me, perché non dovrebbe cadere. E sono davvero soddisfatto, molto molto bello. Fatemi sapere cosa ne pensate voi in info box, se vi piace, se pensavate fosse incluso anche il cofanetto. Io inizialmente no, l'ho scoperto soltanto cercandolo su Amazon. E niente, mi piace, mi piace. Fatemi sapere il vostro parere. Ringrazio ancora tantissimo Donatella per Edvige le carte. E ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate un mi piace. Arriveranno tantissimi altri video, tantissime altre novità e tantissime cose super super interessanti. Detto questo, chiudo il becco, vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!